Ciao a tutti da Drone Revolution Italy. Oggi vediamo questo modellino che è l'ECINE QX65. Andremo ad analizzare i componenti e provarlo in volo. Nella confezione abbiamo appunto il QX65, una batteria LIHV da 250 mAh, manuale di istruzioni, un cacciavite, una chiavetta per togliere le eliche e un caricabatterie di tipo USB che funziona con qualsiasi alimentatore. Questa è la versione cosiddetta base. Se è il vostro primo modello, c'è anche la versione standard oppure avanzata, che offrono diverse eliche di scorta, batterie in più e altre parti del telaio come il guscetto superiore ed altri frame. Potete eventualmente anche scegliere del materiale di altre marche, visto che è compatibile con quasi tutti i modelli di questo tipo, cioè sia i motori sia le batterie hanno delle misure standard. Se invece volete acquistare dei ricambi, vi consiglio le uniche cose originali che escono con questo. Vi consiglio le viti, eccole qui, che sono molto importanti se le perdete, e anche un set di motori di ricambio. Trovate il link nella descrizione del video qui sotto. Questo modello appartiene alla categoria dei cosiddetti Tiny Whoop, che sono quei modelli ad eliche intubate e con cam FPV frontale. Chi mi segue sa che io utilizzo molto questi modelli. Inizialmente sono nati con motori brushed ed erano quelli più diffusi. Ultimamente invece si sono diffusi molto i modelli con motori brushless, che sono più potenti. Però a mio parere questa tipologia che è precedente è ancora attuale per il volo in casa o anche al chiuso. Primo perché hanno dei motori dimensionati come potenza a spazi piccoli. E secondo motivo perché i motori costano molto meno di un brushless e non avete il pensiero di romperli. Per esempio, qui di 4 possono costare 10 euro e un solo motore brushless può costare appunto 10 euro. Monta una scheda di volo all'interno di tipo B-Core V2 che è ancora di tipo F3, ma sarebbe bello i produttori continuassero lo sviluppo. Al momento lo sta facendo soprattutto il marchio Newbie Drone sulle schede Betaflight, che però hanno una qualità e un costo molto superiore a questo. Altrimenti bisogna passare ad un altro sistema che è quello NFE Silverware, di cui vi ho già parlato nel canale, che è presente in vari marchi. Abbiamo quindi queste due possibilità come firmware o Betaflight o NFE. Questa scheda B-Core V2 è economica ma ha prestazioni notevoli, quindi vi consiglio di provarla subito appena vi arriva. Se ci sono eventuali difetti potrete usufruire della garanzia. È dotata di OSD e RSSI che vi permette di monitorare i valori sullo schermo o sugli occhiali, come lo stato della batteria, eccetera. Abbiamo poi sul modello un frame da 65 mm, guscetto protettivo, motori sono dei 6 mm con una buona spinta. E la cam è una classica all-in-one da 25 mW e si può anche regolare l'inclinazione tramite le due viti posti sul lato. Come antenne abbiamo appunto quella della cam e qui davanti posizionata quella del segnale del radiocomando. Vi faccio una nota sulla batteria che secondo me è fondamentale. Inizialmente veniva spedito con il connettore piccolo da 1,25. Ora vedete c'è già quello grande da 2,0. Se in caso trovate ancora il piccolo, vi consiglio di sostituirlo, dato avrete un maggior controllo del modello. E come batterie usare assolutamente delle Crazy Pony
2,30, avendo appunto degli ottimi C di scarica, andrete meglio a volare, sentirete il drone una maggior presenza e potenza in volo. Vi faccio ora una nota sul protocollo del drone e sul band. Al momento dell'acquisto potete scegliere tra ricevente integrata FR Sky D8 oppure Fly Sky. Ovviamente il telecomando e il radiocomando dovete già averlo, perché è una scheda appunto che va legata successivamente. Per fare il bind va tenuto schiacciato il tastino che trovate qui dentro. Inserite qui un cacciavite e premete il tasto. Finché premete il tasto, collegate la batteria. Solo dopo rilasciate il tasto. In questo momento, quindi, andate sulla radio e avviate il bind. Una volta eseguito, vedrete le luci del modello spegnersi, significa che è venuto con successo. Poi staccate la batteria, riavviate e vedrete che il modello è pronto per essere configurato. Ecco, vi mostro un attimino come scegliere il protocollo. Andate sulla pagina 2. Nella sezione Setup trovate i modi e qui scegliete, cioè vedete disattivato, di 16, off, scegliete D8 e poi, come detto, si avvia il bind con il tastino schiacciato sul drone. Vediamo ora rapidamente qualche impostazione di Betaflight e un breve test di volo.
Bene ragazzi, siamo giunti al termine della nostra prova. Il modello è molto docile e semplice da utilizzare. Richiede un po' di pazienza se non avete mai configurato un modellino su Betaflight, ma può essere una scuola proprio per imparare. Dato che tutte le impostazioni sono semplici, il modello non è pericoloso, eccetera, e lo potete usare tranquillamente in casa. Diventa poi anche un'abitudine, come tante altre, poterlo impostare. Vi invito ad iscrivervi al canale cliccando qui sotto e se avete qualche domanda potete lasciarmela nei commenti. Ci vediamo nei prossimi video.